Sono Barbie Xanax e oggi vi parlerò di Molly's Games, un film con un personaggio femminile tosto e scritto in maniera molto interessante. Il film uscirà nei cinema dal 19 aprile. E tranquilli, questa recensione è assolutamente senza spoiler. Molly's Games parla della storia vera di Molly Gloom. E la sua vita sembra già un film praticamente. Lei è passata dall'essere una campionessa olimpica all'essere la principessa del poker. Ma prima di iniziare a parlare di Molly's Games, se vi piace il mio canale e se voleste supportarlo potete farlo con un like, lasciando un commento qui sotto oppure iscrivendovi al mio canale. Pubblico un video al giorno praticamente, quindi rimarrete sempre aggiornati sulle nuove uscite di cinema o Netflix. Ma di che cosa parla Molly's Games? Parla della vita di Molly Bloom, una sciatrice olimpionica specialista del freestyle, ma durante una gara ha un terribile e pericoloso incidente che la costringe al ritiro. Cambia radicalmente vita per diversi anni, fino a che una bella notte non irrompe dentro casa sua l'FBI. L'accusa aver organizzato partite clandestine di poker ed essere invischiata con la mafia russa. Molly vuole uscirne pulita, però non è disposta a cedere tutte ai federali, soprattutto per cose che non ha mai fatto. Molti stanno e hanno sottovalutato Molly, e non dovrebbero. Non vi ho fatto nessuno spoiler, scoprirete tutto al cinema, questa storia è davvero assurda e vi consiglio di vederla. Iniziamo a parlare del film. Il film punta tantissimo sul personaggio, la sua storia, che di per sé è davvero molto potente, ovvero quella di Molly Bloom. Il film è stato scritto da uno sceneggiatore che di biografie se ne intende, ovvero lo stesso che ha scritto sia la sceneggiatura di Steve Jobs, film di Danny Boyle, di cui vi ho parlato, così come quella di The Social Network, che quella sceneggiatura gli ha anche valsa un Oscar. E Aaron Sorkin sembra bravo ad inquadrare questi personaggi molto acclamati dal pubblico di successo, ma anche con dei lati oscuri, quindi con una certa ambiguità. E il personaggio di Molly non è certo da meno. Il film appoggia proprio sulla sceneggiatura, che è il suo pezzo forte. Quella, unita ad un montaggio veloce, travolge letteralmente lo spettatore, così come gli eventi travolgono Molly. Ma una delle particolarità del film, che è uscito già da diversi mesi negli Stati Uniti e aveva fatto parecchio parlare, è proprio la caratteristica del personaggio della protagonista. Un personaggio femminile così non l'abbiamo mai visto scritto così. Molte volte, pur avendo una storia particolare rivolta a un personaggio femminile, gli sceneggiatori, diciamo, scrivono diversamente quel personaggio, rendendolo più canonico per i personaggi femminili, quindi stravolgendo la storia, unendo magari delle storie d'amore che non c'entrano assolutamente nulla e relegando la storia vera magari a un piccolo angolino. Si sottolinea la sua forza, la sua intelligenza, la sua tenacia, la sua cultura e soprattutto la sua capacità imprenditoriale. Molly è un'imprenditrice, per l'integrità della sua capacità professionale è disposta a tutto. Una cosa quasi ovvia quando vediamo dei personaggi maschili legati a dei circoli, a delle associazioni oppure a un certo tipo di lavoro, cosa meno frequente per quanto riguarda le figure femminili. Il personaggio è interessante perché la sua potenza, così come la vera Molly Gloom, è legato a un certo tipo di sensualità che non fa leva sul suo lato sensuale per avere forza sugli altri. Come capirete, è una lettura quasi in bilico, che poteva scadere davvero facilmente in una storia totalmente terribile per quanto riguarda la rappresentazione se fosse stata in mano a uno sceneggiatore un po' diverso e meno abile. La vediamo dare ordini sui tacchi a spillo, la vediamo gestire un team di sole donne professioniste, una donna mazziere, bar woman, e nonostante ci siano tante donne bellissime, anche delle conigliette di Playboy, tutto ciò che ottengono deriva dalle loro capacità e non dall'essere belle. La particolarità del personaggio di Molly è che è un personaggio tenace, sfrontato, alla ricerca di potere, però allo stesso tempo raggiungerlo tramite qualcosa di corretto, senza scorrettezze. E vedere la storia di una donna potente, ricca, di un'imprenditrice, di una donna acculturata, bellissima, è una cosa davvero rara, vedere tutte queste cose unite, senza stereotipi, all'interno di un solo film. Il film si concentra molto sulla sua figura e anche sul rapporto padre-figlia. Essendo così curato il suo personaggio, essendo la sceneggiatura così buona e anche il montaggio, secondo me però sono state tralasciate alcune cose. Il film ha un buon ritmo, però è come se gli mancasse un picco, un qualcosa, almeno secondo me. Una delle cose che non è assolutamente uno spoiler, però insomma ve la devo dire, è che all'interno del film ci sono dei personaggi che conoscerete, che non si vedranno un po' nel cinema. C'è per esempio Michael Cera, si dice Sira, però per me rimarrà sempre Cera, e come sapete è la mia cotta platonica stratosferica per Michael Cera, quindi quando l'ho visto ho fatto oh mio Dio. Poi ci sono anche altri personaggi, per esempio c'è l'attore che faceva Andy in Weeds, la serie TV, non so se lo conoscete, ma soprattutto c'è un altro attore, ovvero l'attore che fa Steve in Stranger Things, che è la prima volta che lo vedo all'interno di un film uscito al cinema, quindi mi sono sentita tipo una zia orgogliosa. Il film secondo me è molto interessante,
soprattutto per quanto riguarda la storia, la rappresentazione e la sceneggiatura. Il debutto alla regia di questo sceneggiatore secondo me è promettente, vediamo come continua. Voi avete già visto questo film perché alla storia è uscito diversi mesi fa? Fatemelo sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Grazie mille ancora per aver visto questo video, grazie mille ancora per essere iscritti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!